È stata prorogata al 28 febbraio prossimo la possibilità di inserire la propria manifestazione di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo. Lo fa sapere l'assessore alla salute Nicoletta Verì, che ha differito di un mese la chiusura del sistema, inizialmente fissata per domani 31 gennaio. Ad oggi hanno manifestato il proprio interesse oltre 85.000 cittadini, tra quelli coinvolti in questa fase. Possono registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra ottantenni, tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione nella prima fase e non ricomprese nelle fasi preliminari della campagna. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo sanità.regione.abruzzo.it oppure nella sezione Covid-19 del portale della Regione Abruzzo. Nei giorni scorsi abbiamo realizzato un video vademecum per le categorie interessate alla prenotazione, disponibile sulla nostra piattaforma di YouTube. Questa è proprio la prima schermata, giusto? Si accede alla piattaforma. Dopodiché, che cosa è necessario? Codice fiscale E il e la numero della testa. tessera sanitaria che troviamo in basso a sinistra sul retro della scheda stessa. Perfetto. Una Quindi è volta facile girare la tessera sanitaria e vediamo questo numero in fondo. caricati entrambi questi dati, premiamo sul tasto carica, Sì. in automatico verranno inseriti, di default tutti i dati relativi alla mia persona. Perfetto, quindi un po' la scheda anagrafica, quindi i dati Esatto. anagrafici. Bisogna Inserire. compilare alcuni Sì, in parametri. realtà ne sono pochi perché bisogna inserire il numero di telefono, Sì. bisogna inserire un'eventuale mail che noi Sì. insomma, inseriremo. In questo caso, se inseriamo le mail, dobbiamo confermarla nel riquadro vicino perché altrimenti non ci Perfetto. fa andare avanti. Dopodiché abbiamo la categoria prioritaria e quindi aprendo a tendina questa casellina. Ci darà o che possiamo essere un ultra ottantenne o se siamo in possesso di esenzione per malattie croniche ed invalidanti, se siamo in possesso di esenzione per malattia rara, oppure se abbiamo una disabilità ai sensi della legge 104 del Questo per 92. giustificare ovviamente l'accesso alla piattaforma, alla prenotazione che è riservata in questa fase, sappiamo solo alcune Esatto, categorie di esatto. persone. Una volta inseriti, io inserisco il primo, possiamo anche qui inserire il codice di esenzione. Il codice di esenzione solitamente lo abbiamo anche per l'acquisto dei medicinali, quindi per esempio potrà essere un C01 a seconda di quello Certo. che abbiamo. Una volta inserito questo dato, esprimiamo la nostra volontà all'adesione della campagna, accettiamo la Certo, e privacy si e invia. premiamo il video. Viene preso in carico, poi che succede? L'ASL dovrà ricontattare, giusto, Esatto. l'utente proprio, e ricordiamo che l'ordine di prenotazione non coincide con l'ordine di inoculazione della prima Assolutamente dose, no? così. Perché poi si prenderanno in carico anche le priorità. Quindi è completata la fase.